Buongiorno, Ci sono? buongiorno a tutti, dottor Porcellini, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sto tecnologizzando mezza Italia, non ci sono riuscito con Matteo Nava l'altra sera perché proprio non ci si può fare, perché lui è atecnologico, però sto avendo grandissimo successo col dottor Guido Porcellini che di solito comunica con i messaggi di fumo e con i piccioni viaggiatori, quindi ora è iper Cioè, tecnologico. ragazzi, sto mettendo a posto la cosa. Ok. Sai cos'è Mario? Piccolo cosa tecnica. Io Sì. c'ho un mio ritorno, dopo mi cala. No, Io da quel che vedo adesso c'è però nessun ritorno. già non ce l'ho più. Erano le mie casse, le ho Ah, appena posto, posto. disattivate. Vai. Io direi che se ci danno un pollice perfetto su Instagram e un pollice in su perfetto su Facebook dell'audio che dovremmo aver risolto ad ogni modo, potremmo cominciare. Oggi abbiamo deciso di fare un'oretta di barzellette. Siccome Guido è specializzato in barzellette, io in freddura in stile inglese, quindi abbiamo deciso di fare proprio un'oretta comica così. Come stai, Guido? Hai visto ieri Stefano Garzelli? Tu che sei appassionato di ciclismo? L'ho visto, beh, sentire lui è un'emozione sempre, non c'è niente da fare, quelli sono campioni di un altro livello. Io te lo dico, ho lavorato con tutti gli sport del mondo, tu lo sai bene, ma io la fatica che fa un ciclista, no, non ce n'è, non ce n'è perché anche un rugbista che noi conosciamo molto bene, fatica, fatica, ma sono 2 ore, 2 ore in palestra, campo, botte, sì, però ti dice, c'hai pa. Il ciclista si deve, come ha detto lui, allenare da solo, prende parte, fa 7 ore in solitudine a spingere. È una roba che mentalmente devi essere di un altro livello, se no lì non ci arrivi. Tu sei appassionato di bicicletta, pedalucchi ogni tanto, hai pedalato anche in passato, vero? Pedalucchiavo quando ero un atleta, adesso sono capacissimo di fare delle discese su asfalto lisce e basta. Anche Ma senza muovere i pedali. no, sì, no, se, no, se cominci con i pedali è un disastro. Da domani però questo è annuncio in diretta ufficiale, quindi poi non mi posso più smentire, tirare indietro, riprendo la bici, rifaccio la mia colon detox specifica, Bene. devo togliere sta buzza che mi sono messo su in questi 50 giorni di delirio e ho deciso di tornare almeno con fattezze umane, questo sarebbe l'obiettivo. Io Guido, devo essere sincero, il fatto di essermi messo in chetogenica fin dal primo momento mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente con le dirette, seguendo i trainer e tutto il lavoro che stiamo facendo di attività fisica. Sono praticamente costantemente allenato, anche perché sto conducendo dei test su materiali innovativi e progetti innovativi che non mi metto a condividere ora, ma è top Certo. secret. Quindi praticamente sono 3 volte più allenato di quando beh, prima della quarantena, e questo mi fa piacere. Scusa, mi fermo un attimo. Devi mettere Mirko sulla diretta qua, se no ti salta tutto. Niente, scusami, è una cosa tecnica Ah, che abbiamo dei contenuti. perché tu c'hai la platea di ascoltatori lì davanti. Sì, no, se no così non sente le tue parole, no, ma soprattutto sono appassionati che ci stanno dando una mano in tante cose. Mirko oggi nella fattispecie nell'aperitivo, che penso sia fondamentale. Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo già un bel numero cospicuo, quindi io direi che possiamo cominciare con il tema della giornata. Ve l'avevamo promesso nelle ultime dirette con Guido, abbiamo una quantità di temi, prima di stare in diretta con voi abbiamo fatto una chiacchierata su Skype e sono venute come al solito quando facciamo questi brainstorming Guido ed io, vengono fuori mille idee. Tante sorprese ci aspettano nelle prossime settimane perché abbiamo dei topic e degli argomenti veramente entusiasmanti che vi tengono inchiodati al video. Oggi parleremo di un argomento molto delicato, ma a cui pochi pensano, ed è il parallelo fra l'atleta, il superatleta o comunque la persona che si allena con grande intensità e continuità e il malato e il supermalato. Punti in comune e in quale visione vanno interpretati e quali sono le chiavi che collegano queste due porte. Ok? Guido, da dove vogliamo partire? Allora, intanto vi dico, Partiamo dalla parte medica, così poi con l'integrazione della no, parte di preparazione esatto, fisica e perché osteopatica. da lì viene tutto. In realtà io nasco come oncologo in medicina, no? Quindi ho fatto 5 anni di oncologia fra Parma e Ancona ed ero
il responsabile ideatore anche di diversi protocolli di detossificazione da chemio nel malato oncologico. Perché? Perché vedevo che il malato oncologico aveva un problema tecnico, che viveva con una specie di fornace interiore dentro, che è la malattia, e che lo continuava a bruciare. Quindi il problema nostro era, dal punto di vista nutrizionale, dargli il sostegno per sostenere la malattia. E quando tu fai, considera una chemioterapia, perché tutti noi, Mario, e lo dico a tutti, quando parliamo di chemioterapia, no, siamo contro, a favore, ma nessuno sa di cosa si parla in realtà, come Come la molti, maggior parte delle come cose. maggior parte Basta delle guardare queste cose. sei, questi 50 Non giorni di cosa entro in si. qua perché se dico quello che penso mi radiano dall'albo, quindi io non dico quello Quindi che penso. ripetiamo questo calma. Quindi Quindi evitiamo, via, evitiamo raggiriamo di questo essere calma. radiati, da lì in poi possiamo fare tutto. E, no, ma il problema enorme era quello che tu vedevi con una necessità nutrizionale importante, dove tutti i malati di tumore, ricordatevi, quando fanno una chemioterapia, ma è come se mangiassero una bomba atomica, eh? E qui non discuto su buono, cattivo, bello, brutto, ma il fatto è che la chemioterapia non è cellulo specifica, a meno che non si parli di anticorpi monoclonali, ma lì andiamo proprio nel tecnico. La chemioterapia classica, a cui una persona pensa, uccide le cellule che si stanno replicando, quindi in attiva replicazione, che si replicano nel momento quello. Per quello si fanno i cicli, perché le cellule tumorali sono più frequentemente soggette a turnover, quindi si replicano di più. Tu, mettendo qualcosa che uccide una cellula mentre si replica, colpisci più frequentemente le cellule no, tumorali rispetto alle cellule normali. Tant'è che non c'è chemioterapia Fermati, al mondo. fermati, questa è una bellissima cosa. Tu mi stai dicendo, sebbene ho capito, che è come andare a Baghdad in tempo di guerra e scendere con il mitra e sparare. Sì, diciamo che tu però spari solo alle cose che si muovono, quindi più le cose si muovono, più tu le colpisci. Ok, questo è il concetto. Se uno. Indipendentemente che siano nemici o amici. No, no, uguale. Perché Cani, gatti, sparo a tutti. infatti, la tossicità da chemioterapia, nella stragrande maggioranza dei casi, è tutta gastroenterica. Perché? Perché nel gastroenterico, nell'intestino, abbiamo un turnover cellulare molto alto che è quasi simile a quello delle cellule tumorali, per cui quando fai le chemioterapie, una gran parte degli effetti collaterali sono nausea, vomito, retorragia, eccetera, eccetera, tutta roba gastroenterica. Perché? Perché si replicano. Invece, a livello nervoso, solo alcuni farmaci particolari, non è il momento, comunque, su alcuni farmaci danno anche tossicità neurologica, però la tossicità neurologica in genere. Per dire, per tutti i tumori della mammella, la tossicità neurologica non c'è. Perché? Perché le cellule del sistema nervoso centrale non si replicano. Non che non cambiano o che non si sostituiscono, non si replicano, perché quello è un problema di genetica. Voi considerate che ogni 7 anni di quello che noi eravamo non c'è più nulla, nulla. Tutte le cellule, tutte le nostre piccole parti dell'organismo si cambiano, mutano, si sostituiscono. Quindi un neurone non si replica, è vero, ma non è che non perda dei pezzi e li sostituisca continuamente. Dopo 7 anni anche un neurone del sistema nervoso centrale è diverso da quello che era 7 anni prima. Questo vuol dire che noi abbiamo l'idea che ci siano delle malattie che siano croniche, che ci sono delle situazioni che non possono cambiare perché siamo così. Non è vero. Sei così adesso, fra 7 anni non sei neanche parente di quello che eri. Quindi, se si comincia a lavorare su questo concetto, di sicuro c'è un'apertura per nuove evoluzioni, non solo mediche, ma anche di vita quotidiana tranquilla, nel senso che noi non dobbiamo pensare sempre al peggio per poi correre ai ripari. Quindi, il concetto base è che quando noi facciamo una chemioterapia, diamo una botta tremenda all'organismo che deve rispondere. Allora, come possiamo pretendere che questo risponda se non abbiamo un percorso nutrizionale? E qui parliamo proprio del solito, dopo andremo ad altri Quindi ora livelli. siamo nella fase 1 di questo. Fase 1 è bello perché lo usano tutti in questo periodo, fase 1, Ci fase 2, sta, ci fase. sta. Siamo nella fase 1 di questa diretta, nel senso che stiamo facendo, abbiamo introdotto il concetto di malato oncologico, il concetto di chemioterapia e quindi quanto sia debilitante per un malato oncologico la chemioterapia, quasi forse più in alcuni casi del tumore in sé. E come la nutrizione, sia di fondamentale supporto. Quindi siamo Allora, nella fase del malato, ok? Che stiamo parlando del malato. noi abbiamo un problema tecnico. Allora, la malattia è una risposta a un'esigenza funzionale, quindi a monte c'è un conflitto emozionale. Bene, e dopo lo affrontiamo. Però nella fase
questa, cioè quando mi arriva a me oncologo in ospedale, un malato oncologico, io mi trovo con una persona che ha dentro di sé una fornace che brucia la velocità della luce. E siccome noi sappiamo perfettamente, poi magari se vuoi lo svisceriamo meglio, ma che in condizioni di stress l'organismo sceglie di bruciare il muscolo e mette da parte il grasso. Questa è una cosa fondamentale. Per quello nell'overtraining si riducono le performance. Perché? Perché la limitante nostra all'utilizzo dei combustibili, che sono proteine, grassi e zuccheri, non è che ne abbiamo tanti altri, sono questi. Cosa l'organismo fa? Una scelta e dice: io per fare, sto semplice, per fare 100 calorie dal grasso, è vero che il grasso che ci dice c'ha 9 kcal per grammo, sì, tutto bene, ma per fare 100 calorie dal grasso consumo 100 molecole di ossigeno. Per fare 100 calorie dal muscolo ne devo usare di più, però ne consumo 50. L'organismo in fase di stress sceglie sempre il muscolo, Quindi quindi ha proprio consuma lesi, meno ossigeno. quindi l'autocannibalismo. Diventa un'autocalorie. Cioè, i malati oncologici, quando muoiono, indipendentemente dal peso, sono delle, è una frase un po' forte, sono delle vesciche di grasso, sono grassi, perché hanno bruciato tutta la massa muscolare. Quindi non sono grossi, sono grassi, nel senso hanno perso i muscoli e siccome i muscoli sono la parte metabolica fisica importante della nostra vita, quella che ci consente il recupero funzionale, la pulizia, eccetera, 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 tu più cali a livello funzionale di quantità di massa muscolare magra, meno riesci a resistere alle chemioterapie, che è un paradosso, no? Quindi noi dovremmo nutrire questi pazienti, ed è questa è stata la mia idea. Nel 2000 era il Ma Jurassic, quindi, c'erano. scusa, prima della tua idea, Guido, faccio un piccolo parallelo infatti anche con l'attività motoria, l'attività fisica, la preparazione fisica in generale. Infatti è un grande dibattito più etico che altro se l'attività fisica sia utile o meno all'oncologico, no? La risposta è certa, assolutamente sì, l'attività fisica fa bene al malato oncologico, ma non è chi la propone che crea il danno, è una scelta che deve essere a carico del paziente. Quindi il paziente decide: mi alleno e mi alleno per contrastare questa perdita muscolare, per attivare il mio metabolismo, quindi per cercare di reagire a questo stato di malattia che ho, oppure ma allo stesso tempo rischio di replicare velocemente le cellule, perché l'allenamento è uno stimolo allenante, quindi aumenta la velocità di replicazione delle cellule. Sì, ma non quelle Oppure tumorali, quindi. La scienza qui è un po' dibattuta, io sono d'accordo con te, però stiamo a quello che ci dice la ricerca scientifica oggi. Oppure non mi alleno, mi prendo queste bombe atomiche in chemioterapia e lascio che il mio corpo si affidi alla provvidenza, come diceva il buon Manzoni. Quindi questa è una scelta che spetta al paziente, non spetta certo a noi preparatori Sì, fisici o a noi qui, trainer. qui a voi trainer no, ma al medico sì, nel senso io faccio il medico e su questo invece sono abbastanza preciso, nel senso, abbiamo visto che l'attivazione muscolare ci consente di detossificare, migliorare la nostra condizione e migliorare tutti quegli ormoni che ci possono aiutare nella nella guarigione, mettiamola così. Allora, tutta la baggianata, e questo scusate, ma è una baggianata anche perché no, no, non lo Ecco, io dico volevo io, eh. iniziare l'unica diretta con te, politically correct, invece annunciare No, la no, no, baggianata. no, 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 questa è una baggianata della scienza, no, degli Figurati. anni 50, guarda, è una cosa ormai assodata, che ci era detta, perché è stata insegnata anche a noi, eh? Cioè, solo che abbiamo dovuto scoprirlo con analisi, dati e studi scientifici. Io parlo solo di scienza qui, non è roba mia in questo momento. Perché se tu produci il GH aumenti il rischio che le cellule tumorali, no, le cellule tumorali il GH loro se lo fanno da soli, non hanno l'inibizione da contatto, non hanno la telomerasi, quindi non riducono la loro capacità di replicazione mai, per quello si replicano a randa. Quindi se c'hai già una cellula che si sta replicando alla velocità della luce, il fatto che tu produca un ormone che possa aiutarla a lei, ma quando mai quella va da sola? Perché è come una cellula tumorale, ricordatevi questa, è una cellula normale che ha un minor stato di specializzazione. Per cui è come se fosse un bambino, le cui leggi della natura intorno, cioè il nostro organismo, lui non le considera. Lui dice: io mi replico, sì, ma ce ne sono degli altri, non Frega puoi. Lui dice: niente. no, frega niente, mica avanti. Quindi sono semplicemente cellule normali con un ridotto stato di specializzazione. Il bello è che meno lo stato di specializzazione è manifesto,
più le cellule sono maligne. Quindi è più sei vicino a una cellula normale, più questa comincia a pensare, ah no, qualche regola la devo seguire. Se invece le cellule sono quelle che noi si chiamano indifferenziate, le cellule indifferenziate, noi abbiamo dei tumori veramente complessi. Quindi la chemioterapia non è buona o cattiva. Quindi l'attività fisica è assolutamente consigliata. Guarda, io sono... No, è totalmente consigliata. Non... È chiaro che non mi vai a fare i picchi di potenza. Sicuramente non vai a fare i lavori di alta intensità. C'è un'attività fisica oncologica, mettiamola così. Certo. Quindi la specializzazione di personal trainer che possono andare dentro un reparto di oncologia a far fare attività o consigliare il tipo di attività fisica ai pazienti a casa una volta finito questo, cambia sicuramente l'iter Ecco, della malattia. a E proposito di questo, volevo soprattutto avvisare. gli aprilamenti, perché se no la gente fa la chemio, sta male, va a casa, sta nel letto, si rialza, fa la chemio, sta a casa, sta male, va nel Ma letto. sai, mi suona un po' comune sta roba, perché la gente c'è il virus, sta a casa, si siede sul divano, non esce di casa, c'è il virus, sta a casa, si siede sul divano, non esce di casa, esce con la mascherina, se la tiene anche a letto. Mi suona un po' comune questa roba qui. Comunque, volevo avvisare gli EQF2 di specializzati in elettrostimolazione integrale attiva, visto che questo è un tema caro nelle controindicazioni dell'elettrostimolazione integrale attiva, che questo che sta trattando il dottor Porcellini è proprio il tema della specializzazione del corso EQF livello 4. Quindi noi sappiamo in EQF2, avete imparato che c'è una controindicazione relativa sul malato oncologico per l'allenamento in elettrostimolazione in quanto considerato allenamento di alta intensità, ma ci sono dei suggerimenti avanzati che andremo a studiare al corso EQF4, di cui uno dei docenti sarà proprio il dottor Guido Porcellini. Non lo sa, lo Ah, sa adesso, è stato non lo ufficializzato in sapevo. questo istante. È stato arruolato in questo esatto momento come docente Academy sulla prevenzione e la cura in controindicazioni assolute e relative per l'attività fisica di alta intensità. Ecco, visto? Sono onorato, veramente. Grazie, grazie Guido. No, vi dicevo, l'elettrostimolazione attiva, come tutte le attività di intensità alta, dicono che sono controindicate. Ma perché? Perché tu crei un deficit fra la fatica che gli fai fare e il recupero che gli dai. Se non gli dai recupero, è faticoso anche salire le scale per un malato oncologico, ricordiamocelo. Certo, anche Quindi il perché nostro, aumenti il livello di quindi il nostro intossicazione problema quale lattacida. sarà? Semplicemente, se tu imponi un certo livello di fatica, che poi vedremo, imponi un certo livello di fatica, gli devi dare gli strumenti per sopportarlo. A quel punto lì non è niente né tossico né dannoso, ma è solo benefico. E sono strumenti L'importante è ben non precisi. creare gli squilibri fra fatica imposta e tempo di recupero relativo consentito, che Amen. era argomento dell'altra volta con la curva che avevamo fatto. Adesso non la ripeto perché sennò non parliamo di questo. No, Però perché poi diventi pesante. Quindi. non è vero, ma sono simpatico. Allora, sei un maledetto. Cioè che ci conosciamo troppo bene, questo non va bene. Allora, come quando c'è Francolini, che adesso è 4 volte campione del mondo, ci sta seguendo, che si è Sì, è già lì, è già appassionato. lì. Allora, per prendermi il giro, mi dice: sì, dopo lì, dai, parli delle tue solite cose. Come le solite cose? Ma non è tanto comune. Lascia stare, mi prende per il culo. Per L'altro cui. giorno però mi ha scritto, vedi, a te non te le dice, ma ha scritto. Sai quante volte, sai per una roba del genere, sai per quanto mi sono annoiato all'università a seguire questi corsi con la bava, con la bolla al naso? Se ci fosse Sacchi lo stato il dici. Porcellini a insegnarmele queste cose, l'avrei ascoltato per settimane. Questo è molto bello. Questo è il motivo da cui sono partito a fare queste dirette, perché io, anche io, fra conferenze, congressi e lezioni, puoi immaginarti, due palle che non ne potevo. No. Io sono anarchico, nel senso, se uno non mi interessa, io faccio fatica a ascoltarlo. E allora mi sono giurato, che mi sono sempre detto che se mai avessi fatto qualcosa per il pubblico, avrei sempre cercato di non essere annoiante, noioso, perché per me essere noioso e quindi annoiare le persone è un peccato mortale, deve essere Eccolo Fabio, ha messo un punito. pollicione. Ciao Ciao Fabio. Fabio. No, ma Guido. credo ci sia anche tu, Mulero Nicola, che è un bronzo olimpico, sempre nel pattinaggio. Qui parliamo di alto livello, visto che ieri c'era Garzelli, di cui ogni volta che si dice il suo nome bisogna inchinarsi. Oggi abbiamo analoghi.
livelli di competenza. Ma ne abbiamo altri assi nel cilindro, eh? Ma tiriamo Questi giorni. fuori. Gli assi nel cilindro mi piacciono. Che ho mescolato il coniglio con il cilindro. Allora, stiamo degenerando. Allora, Guido, l'oncologico. Allora. Trattato l'aspetto nutrizionale sull'oncologico, su che basi è? Hai parlato dei tre, delle tre famiglie, carboidrati, proteine e grassi. Quindi come subentra il tuo supporto in questa situazione? Nella mia situazione, la facciamo brevissima per solo dare un'idea che c'è qualcosa da fare, va bene? Non andiamo nel tecnico-tecnico, ma in ogni caso sono tutti. Io faccio sempre, e abbiamo fatto un protocollo fatto per questo, con una dieta di detossificazione, tra virgolette, che inizialmente sembrerebbe anche abbastanza scarica di proteine, eccetera. Perché? Perché io devo prima pulire il nostro sistema, quindi devo creare con il cibo una specie di, passatemi il termine, roto wash intestinale, che passando l'intestino mi pulisce dalle scorie, dai residui, sia di cibo precedente che di tossine, che soprattutto di chemio. Perché ricordatevi che la chemio va tutto in un posto, e tu Mario, da osteopata, li hai sentiti i miei pazienti, ma poi ce l'hai anche i tuoi, senza che siano miei, immagino, dove vanno tutto nel colon. Il colon è lo spazzino dell'intestino, si ferma tutto lì. Il colon è paradossalmente il punto dove abbiamo la centralina del sistema immunitario, il punto di connessione fra le gambe e il torso, il dorso, quindi abbiamo il punto di flessione maggiore, e abbiamo il piano perineale dove ci sono tante di quelle fasce che la metabasta sono una roba incredibile. Tra l'altro poi c'è proprio un punto di ancoraggio fasciale dietro, all'altezza dell'osso sacro. Quindi tu, per provare a considerare che se tu mi prendi un paziente che ha avuto un tumore perché ha mangiato male, si è comportato male, eccetera, 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 gli è venuto un cancro, te gli fai una chemio e butti ancora tossicità, lo metti a letto, non lo fai muovere, gli dai ancora tossicità, gli dai un ambiente, in generale, l'ambiente oncologico, in generale, è un ambiente dove quando tu entri, dici io da qua non esco più, morirò di sicuro, perché tanto quello ti dice. L'energia che percepisce è quella. No, ma è una cosa incredibile, io a livello energetico, e dopo te lo faccio vedere, sono molto critico nei confronti di questi ospedali terrificanti. Io ho fatto il volontario in oncologia pediatrica, allora, con l'ADMO è stato il primo momento in cui mi sono reso conto cosa vuol dire essere fortunati ad avere un'età. Però voglio dire, un grande dell'oncologia, Patch Adams, che molti lo prendo per il culo, eccetera, eccetera, però cosa ha fatto? Intanto si è messo un naso rosso e una parrucca, e questo ha cambiato l'iter di tanti bambini. Non vuol dire che se devi morire non morirai, però la pelle morire col sorriso, morire col sorriso è tutta un'altra roba. Ragazzi, noi dobbiamo cominciare a pensare che dentro la nostra vita nessuno c'ha il diritto di dirci tada muri, non deve. Quindi io devo andare in un ospedale, devo essere felice di andarci, perché so che mi faranno delle cure per migliorare la mia condizione. Quindi quello sarà un aspetto di lavoro che faremo nelle prossime vite. Non so se si vede. Ho la pelle d'oca, Guido. Guarda, mi sono venute in mente delle immagini. Ok, come supporti con la nutrizione queste cose qui? Allora, lì noi facciamo, primo step, dieta di pulizia la chiamo. Si chiama la mia, codificata nel protocollo di detossificazione da chemio nel malato oncologico, senza l'uso di farmaci, era fatta a base di una dieta di rotazione 5 più 2 più 2. Cioè, i primi 5 giorni, te la semplifico, poi chi vuole mi chiama, facciamo, non c'è problema. A pranzo mangiavo un minestrone, verdure cotte e dei formaggi leggerissimi, e la sera c'era delle proteine leggere con della verdura cruda. Quindi avevamo fatto il cocktail crudo pranzo e cena. Il giorno dopo mangiavamo cereali integrali, frutta e verdura per 2 giorni, e i 2 giorni successivi delle proteine leggere, perché è vero, come dicono tanti, e io sono fra questi, che in fase oncologica e in fase soprattutto di chemio non devi mangiare carne rossa, proteine, animali. Io sono molto d'accordo, addirittura faccio fare le diete vegetariane, anche vegane, a chi riesce a sopportarle in questo senso. Però in una fase iniziale, dove io parto da un colon disastrato, devo dargli anche dei sostegni particolari, proprio a livello di densità fisica del cibo. Non parliamo più di sistema nutrizionale o di messaggio. Ho bisogno di creare delle spazzole che passino e mi tolgano il grosso. È inutile fare lo spatolato mantovano in una casa che è all'intonaco che cade. Quindi fase A, tolgo l'intonaco, porto via tutto, faccio casino in casa. Mantovano veneziano, non toccarmi l'orgoglio veneto. Mantovano.
No, lascia stare, veneziano. Vabbè, se vuoi te lo faccio veneziano, ma sono due cose. Oh, ma Mantova non è che a livello di cultura sia tanto No, ma indietro. sai, io sono veneto, Max. Lo so, ma E no, ma non si Guido. sente, sai, pensavo fossi di Catanzaro. Allora, vi dico, quindi è la fase A è pulizia di Pasqua, ok? Io la chiamo così ridendo con i miei pazienti. Dopodiché ci devi interagire. Allora tu devi, lì hai un problema tecnico, che tu non devi usare proteine animali, ma contemporaneamente gli devi dare lo stimolo anabolico, perché questo se mi cala troppo di massa, perde la sua capacità di disintossicarsi e di rispondere alla malattia e alle cure. Perché in quella fase lì noi parliamo male della chemio, in realtà la chemio salva una valanga di gente. Ok? Quindi ricordiamoci questo, la chemio non va demonizzata, ma va A, valutata, cosa A che quello spetta all'oncologo, B, va sostenuta. Quindi se io decido, come nei linfomi, che nel 98% con i donatori positivi compatibili mi guarisce un linfoma, e questo è statistiche del gruppo italiano dei linfomi, cioè hanno raggiunto un livello di competenza tale, fra l'altro l'ematologia è, mio papà è stato un grande dell'ematologia, quindi mi fa piacere ricordarlo, però la raffinatezza, la qualità dell'ematologo è una branca particolarissima. Quindi se noi dobbiamo decidere di fare una chemioterapia, dobbiamo dare gli strumenti per poterla sostenere. Quindi non è tanto se la chemio è buona, perché la maggior parte dei pazienti che abbandona le cure è perché ha degli effetti collaterali così importanti Pesante. da non riuscire più a fare i cicli. Allora a quel punto, se tu fai il ciclo sì o no, diventa poco utile il discorso chemioterapico. Se vogliamo renderlo utile, dobbiamo dare gli strumenti a quelle persone di poter sopportare. Esattamente come un atleta, se gli fai fare certi tipi di fatiche, devi contemporaneamente sostenerlo, se no mi vai in overtraining. Ma Lui perde una gara, quell'altro perde la vita. Però è infatti sempre. è proprio in questa fase del protocollo chemioterapico e del protocollo detox che interviene l'attività fisica a supporto della rigenerazione tessutale, quindi non si Wow. fanno attività intense e si fanno tutte quelle attività che ossigenano, elasticizzano e muovono le fasce e soprattutto vascolarizzano i tessuti. Quindi sono tutte ba attività a bassa intensità, molto particolari. Poi per chi fosse curioso me lo può chiedere in privato, che permettono una sinergia completa fra quello che è la pulizia di Pasqua, come l'ha definita Guido, il protocollo chemio e l'attività fisica. Quindi continua a essere sempre una visione globale, un'operatività globale sul paziente. Ok, Guido, quindi poi Allora, che succede? Pulizia di Pasqua quello che hai fatta. detto è giustissimo, cioè come diciamo sempre, no, ci tengo a ripeterlo e a sottolinearlo, cioè non è un'attività fisica che tu faresti normalmente quando vai al campo con i tuoi amici, tu fai un'attività fisica specifica, gestita da professionisti che hanno una competenza, perché se no diventa un disastro. Allora, quindi pulizia di questo, poi si può scegliere la via nutrizionale. Io prediligo, diciamo, il bassissimo contenuto di proteine, bassissimo, Infatti, bassissimo. tu sei un amante dell'utilizzo di aminoacidi essenziali, di Bra, altissimo no, livello, di altissima quello ci arrivo, qualità. perché? Perché io, non po io da un lato devo togliere le proteine animali che sono piene di tossicità, dall'altro bisogna dargli uno stimolo anabolico. Erika, Cosa stiamo succede? rispondendo alla tua domanda con questa cosa qui, per il mantenimento della quota proteica, quindi del mantenimento della massa muscolare. Allora. Guido ti risponde sotto l'aspetto nutrizionale, io poi sotto l'aspetto fisico in questa fase. Allora, cos'è? Noi dobbiamo quindi trovare qualcosa che non necessiti di digestione, che non mi lasci scorie, cose, eccetera. Per cui io abbasso la quota proteica nella dieta, contemporaneamente li sostengo con gli aminoacidi essenziali, che ricordatevi, gli aminoacidi devono essere essenziali, ramificati, sono fighi, da palestra, van benissimo, usateli tanto, ma no se avete bisogno di fare qualcosa di qualità. Sì, Perché attenzione noi. sempre al rapporto di compressione, ma questo è un topic che tratteremo magari un'altra volta e forse in altri contesti. Ricordatevi questo, banalmente ve lo faccio qua, noi abbiamo la sintesi proteica va a gradini, per cui primo gradino con tutti gli aminoacidi che necessitano, secondo, terzo, ogni step ha bisogno di un determinato aminoacido. Quindi se tu perdi un aminoacido qualsiasi dei 9 essenziali qua, da qui in poi la sintesi proteica non va più avanti. È semplicistico, ma rende l'idea. Per cui usate sempre, questo è un mio consiglio personale, non i ramificati che si trovano a basso costo, che sono perfettissimi, che però vi manca un pezzo.
perché i ramificati sono parte dei 9 aminoacidi essenziali, ok? Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo fatto proprio l'utilizzo degli aminoacidi essenziali per caricare, per dare uno stimolo, perché questi danno un messaggio. Qui torneremo al discorso del messaggio nutrizionale più che della sostanza, del messaggio per dire al cervello: ok, ci sono gli aminoacidi che mi servono. Vuol dire che l'uomo è andato a caccia e ha cacciato le proteine, posso fare le proteine. In questo modo, grazie all'integrazione, perché deve sempre integrare un cibo, io posso dare uno stimolo anabolico a un organismo senza caricarlo di scorie determinate dalla digestione proteica. Quindi, sì, Erika, essenziali. Era... Sì, l'aminoacido essenziale. Essenziale, aminoacido essenziale. Allora, Guido, scusami, io ti chiedo, guarda il tuo computer, mi devi girare un po' il display leggermente verso la lavagna perché non si vede il disegno che hai fatto, non lo smartphone, il computer. Così? Lo vedi? Un attimo. No, ma è una scala. Sì, vabbè, ma tanto poi so che la userai la lavagna, se riesci a girare un altro filino ti siamo grati tutti. Ma perché io ottimo, il mio ottimo, schermo vedo... Ottimo, no, no, ottimo. Allora, quindi è... Il concetto, no? è una scala dove se tu manchi un pezzo degli essenziali, perché gli altri aminoacidi li puoi costruire all'interno dell'organismo, lo sapete meglio di me, in realtà questo è un pubblico abbastanza competente, però se ne manca uno degli essenziali hai bloccato la sintesi proteica, e la sintesi proteica in momento di crisi da oncologica è quella che vi fa la differenza sul recupero funzionale dell'organismo. Quindi noi avevamo creato un sistema che era a base di antiossidanti a grandi dosi, antiossidanti, tutte le condizioni, malato o atleta, producono sostanze ossidanti. Perché? Perché le sostanze ossidanti mi servono. Noi abbiamo un problema tecnico. Che vogliamo toglierle a tutti i costi. No, invece, quando tu fai un'attività fisica, quello che ti manda avanti sono i pro-ossidanti. Quello che poi ti devono crea essere compensati nel recupero. Quindi noi abbiamo una fase di pro-ossidazione. Senza l'ossidazione, ragazzi, noi lavoriamo per ossido-riduzione. Se togliamo l'ossidazione, poi la performance non la fai, ma non vivi, semplicemente. Quindi noi abbiamo un problema di compensare, bilanciare la quantità di ossidanti, pro-ossidanti che noi facciamo con il post-workout, che è il recupero funzionale con gli antiossidanti. Per cui noi dovremmo utilizzare una quota di antiossidanti per compensare la produzione di ossido riduzione degli ossidanti che abbiamo fatto durante la performance, durante una chemio, durante una malattia, eccetera, eccetera. Comunque, eccetera. Fermati lì perché siamo ancora sulla nutrizione della parte di mantenimento muscolare nel malato. Non siamo adesso ancora arrivati arrivo all'atleta. Quindi allora, faccio, se non ho capito male, favorire l'utilizzo di aminoacidi essenziali. Per quanto riguarda l'attività motoria, invece, ecco che qui è la fase in cui comincia il mantenimento muscolare, e risponde ad Erika, il mantenimento muscolare è correlato all'attivazione neuromuscolare. C'è un problema. Quindi, dimmi. C'è un problema tecnico. Allora, gli aminoacidi sì, danno lo stimolo, l'abbiamo detto, perfetto. Hanno bisogno, per essere utilizzati al meglio, perché siano efficaci davvero con quello che stiamo dicendo, di una cosa fondamentale, gli antiossidanti. Per cui il protocollo base era lo strasemplifico. Oggi, guarda, ho scritto due robe in anticipo, non capitava dal 72, quindi me le devi far usare, quindi, dopo a un certo punto ti blocchi, adesso guardate queste foto. Allora, era antiossidante, prima cosa, che io ho utilizzato lipoico. Non parlo di marche, parlo di qualità, di principi attivi, ok? Lipoico. Ricordo che Guido non è mancino, quindi se su Instagram lo vedete a specchio è perché è Instagram che tra il fatto che le dirette fanno schifo non ha neanche addrizzato le videocamere. Cosa vuol dire? No, che sei specchiato, sei rovescio, ma non ti preoccupare perché su Facebook e sulla registrazione della diretta si vede dritto, vai tranquillo. Ma devo... no, c'è no, un non modo ti preoccupare, per vai avanti, vai avanti. Ma mi ha messo l'ansia. No, non ti preoccupare. Io ero così bravo che sono riuscito a accendere il computer. No, stai buono, tu non ti preoccupare, pensa lì. Allora, antiossidante, lipoico. Antiossidante. Il secondo antiossidante fondamentale, l'acetilcarnitina. State prendendo appunti, ragazzi? No, ma io ve lo giro, tranquillo, non ho problema. Per me la conoscenza va diffusa. Va diffusa. Perché tanto se io l'ho inventato nel 2001... Ancora se uno ha bisogno di copiarmi, parlo dei miei colleghi,
vuol dire che io sono di sicuro più avanti di lui, quindi glielo regaliamo le conoscenze. Più che La conoscenza volentieri. va diffusa, se no non esiste conoscenza. Bisogna diffondere quello che si sa, non tenerlo mai per sé, perché diffondere vuol dire poi ricevere ed è tutto un percorso un po' diverso. Allora, primo, secondo, aminoacidi essenziali. È il motivo per Dopo cui gli facciamo aminoacidi. queste dirette, Guido. Come? È proprio il motivo per cui ho Beh, deciso di fare con te queste io dirette. sfondo una porta aperta, nel senso è ora di finirla, di lavorare nei propri orticelli. Creiamo un grande campo comune per tutti, dove ognuno può trovare della soddisfazione, che poi dopo, se anche da questo facciamo del bene a qualcuno, ma cos'è? Ci dispiace? Dai. Allora, antiossidanti, acido lipoico, N-acetilcisteina, coenzima Q10, acetilcarnitina più Q10, aminoacidi essenziali, con poi dei complessi nutrizionali nei casi specifici particolari, che erano, uno si chiamava Alitrac, questo è bellissimo, è dell'Abbott, è una bomba atomica, costa una Grande azienda. follia, lascia stare, però diciamo che questo era l'unica roba dove quando non riuscivano proprio a mangiare, mettevamo dentro anche questo. Su questo, crei una dieta che può essere tendenzialmente, chiamiamola così, vegetale per togliere molte proteine animali e con queste sostanze tu riesci a sostenerle. Nei casi più drammatici, dove avevi un'urgenza e dovevi scegliere fra danno che mi fa le proteine e benessere che mi danno nel momento acuto, perché poi dopo ci sono dei momenti diversi, perché ognuno è diverso e ogni Oh, non malattia. scappate, perché qui stiamo parlando. Guido ha parlato di malato, ma è la stessa cosa del superatleta. Ci arriviamo dopo al perché e a definirvelo, ma non perdete questo passo fondamentale perché è quello che ha portato Guido e la sua competenza ad adattarla e a vincere, ad essere uno dei medici più vincenti al mondo in 10 anni In con lo sport, 15. in Sì. 15. Quindi è qui la chiave, non è che stiamo parlando di un altro topic, eh. No, adesso ve la chiudiamo e viene una cosa, secondo me, interessante perché non si sentono parlare tanto spesso. Allora, questa roba qua viene fatta in questo modo e mi dà un sostegno alle necessità nutrizionali e funzionali di un malato oncologico. Quindi da lì noi abbiamo cominciato a pensare. Ma il problema nostro tecnico qual era? Era il problema dello stress. Cioè, a livello fisiologico, lo stress emozionale, fisico, fisiologico, ma anche, come dire, da trauma, quello che volete, è bestiale. Perché? Perché abbiamo scoperto proprio in oncologia che è un imbuto, ok? Quindi noi con questa roba qua lavoriamo alla fine dell'imbuto e qui utilizziamo questo. Cioè, una malattia è uno stress. Ok? Lo stress cos'è? Qualcosa che tu non riesci a compensare. Allora, se tu me lo fai con gli allenamenti, con una malattia, con una situazione in casa, con una problematica emozionale con i tuoi genitori, non importa. È un imbuto che finisce sempre in un unico posto. Ok? Qua noi lavoriamo con l'integrazione, con l'alimentazione. Quindi, quando noi ragioniamo sullo stress, quindi lo stress è quello che la natura ha creato per farci migliorare, cioè io stresso il Certo. sistema, il compenso che noi organismo riusciamo a dare mi crea l'allenamento, la Il performance, motivo la per cui siamo guarigione. sopravvissuti fino ad oggi. Certo. Quindi i virus stessi, noi siamo, allora, il 30% è virus, il nostro DNA è DNA virale attivo. 30%, ma il 97% viene da virus cambiati nel periodo da quando siamo nati, milioni di anni fa. 3%. Eh? 3%, hai detto 30%. No, il 30% è virus attivo. Quindi il Ecco, 70%. però di tutto il nostro DNA, il 97% è inserzione virale nel corso di milioni di anni. Quindi noi siamo il 3% vero. Che ha fatto la differenza, era un 3% della Madonna, se vogliamo. Intendevo questo 3%, io, sì. Ok. Ok? No, no. Quindi, allora, tutto il percorso stressogeno di un sistema mi va a influenzare la stessa punto. E quel Quindi, punto lì è quello che abbiamo trattato e ritrattato nelle scorse dirette, quindi non andiamo più a no, no. sviscerare. Quindi, qual è Quindi. il nostro problema? Il nostro problema è che quando te sovraccarichi un sistema, sia con gli allenamenti che con una malattia, arrivi sempre qui. È per questo che abbiamo cominciato a lavorare in quel senso, cioè sui meccanismi di compenso dello stress. Perché? Perché abbiamo visto questo.
Allora, quando vi dico, questo è un aneddoto, quando ho incontrato Filo Magnini, la Pellegrini, la nazionale russa di nuoto veloce, la prima cosa che gli ho fatto è quel protocollo che avete appena letto, che era un, diciamo, un meccanismo di sostegno dello stress che usavo in oncologia. Quindi la Eri Pellegrini grande aveva già lavorato malato. con me. Sì, che, no, voglio dire, però lì è, qui te lo crei tu con l'allenamento. Qua te lo crea la malattia perché c'è una malattia, non importa, perché poi arrivi sempre qua. Quindi il paradosso, che era incredibile, avere a disposizione dei super atleti, perché grazie a Dio ho potuto lavorare con degli atleti di livello mondiale, che se tu sbagli qualcosa, loro lo sentono, perché qui si parla di piccolezze, di dettagli della loro vita. Quando gli ho dato fare questi protocolli, mi hanno detto tutti, ma cosa ci hai fatto? In realtà niente. Ho contenuto, sostenuto un percorso emozionale, fisico, fisiologico, ormonale, eccetera, eccetera. Perché noi ricordiamoci sempre che questa ve la siete tatuata, sì, ok? Quella dell'apnea, Esatto. assolutamente. Allora, Non ti dico questa dove, però. psico no, ma lo vedrò. Quindi la psiconeuroendocrinologia mi dice appunto che un conflitto emozionale, cioè qualcosa di a livello psicologico, si manifesta con degli ormoni. Gli ormoni attivano il sistema nervoso e ne attivano il sistema immunitario. Questo è facile, ma vale anche il contrario. Se io produco degli ormoni con un allenamento, mi condizionano l'aspetto emozionale e soprattutto psicologico. Perché? Perché gli ormoni sono emozioni a scoppio ritardato. C'ho un'emozione, produco un ormone, ma va bene anche il contrario. Questo cosa vuol dire? Che se tu ci sottoponi a degli overtraining, qua, nessuno va in depressione. Quindi il nostro problema è lavorare bene qua da preparatori atletici, quindi avere i tempi di recupero funzionale è fondamentale, ma noi ci troviamo come professionisti che... Si vede Mario? Sì, si vede Guido. Ok. Se noi abbiamo dei tempi di allenamento che devono essere fatti così e per questioni di tempistica, periodizzazione... Anche avvicinamento delle gare, provate a pensare adesso che si è tutto ribaltato, il Giro d'Italia lo fanno a ottobre, è un casino bestiale. Quindi tu per certi momenti devi stare qua sopra in ipersimpatico tono. Tu hai solo una chance, se non vuoi allungare i tempi di allenamento, che non puoi farlo per questioni di fisicità, no Mario? Ma devi velocizzare i tempi di recupero. Ecco, qui interviene l'integrazione, perché lì Scusami, Guido, l'alimento... ti fermo proprio qui perché molti colleghi si riempiono la bocca con il velocizzare i tempi di recupero, però si dimenticano sempre che madre natura ha le proprie leggi. E l'unico modo per Bravissimo. intervenire su questa velocizzazione, che io non sono d'accordo sulla parola velocizzare i tempi di recupero, chiamiamola ottimizzazione, è la nutrizione. E la nutrizione è fatta con competenza, con esperienza e con qualità di supplements. Perché c'è tanta di quella gente che si prende delle schifezze che altro che velocizzare, ottimizzare i recuperi, Adesso glieli ci rallenta. arriviamo, adesso ci arriviamo. Il problema è Volevo, che la scusami, gente volevo pensa... dire che a livello motorio, uno degli approcci più scorretti di programmazione, in fase di programmazione, che sia un preparatore, una persona che fa autopreparazione, uno che si prepara da solo, uno che segue le squadre sportive, è approcciare sul volume dell'allenamento prima di conoscere ancora quali siano le fasi chiave di quella stagione e prima di conoscere ancora quali siano le possibilità di recupero che ha su quell'atleta, su quel corpo, su quella squadra. Faccio un esempio: il tennis di altissimo livello, quando partono le stagioni agonistiche, questi ragazzi vanno come le macchinette. Questi non hanno tempi di fare richiami neuromuscolari, richiami di forza, perché passano da un torneo all'altro. Lo stesso esempio lo potrei fare per il ciclismo. Abbiamo visto ieri, parlato con Stefano, i tempi di rigenerazione rispetto ai volumi di lavoro a cui sono abituati in gara e in allenamento sono ridicoli. Ecco che la chiave nutrizionale, la chiave di supplementazione è fondamentale, ma le tecniche di rigenerazione sono la chiave del successo assieme alla nutrizione. Tra l'altro Quindi hai fatto tutti due. preoccupati di cosa e quanto fanno, nessuno si preoccupa di come e quando recupera. Tra l'altro un quesito che mi piacerebbe, adesso stiamo parlando con alcuni altri preparatori per venire a portare la loro esperienza con te, mi farebbe piacere sentirli. Allora, il problema tecnico di alcuni sport è che col ciclismo tu ti puoi programmare, perché hai tot gare, cose, eccetera. Con
Il tennis, io ho lavorato con Fognini, no? 2 anni, ci siamo divertiti, quando lui doveva risalire abbiamo fatto un bel percorso insieme, fra l'altro una persona fantastica, lui la Pennetta, belle persone. Allora, con lui qual era il problema? Che se va a fare un torneo di una settimana e mi perde al primo tempo, al primo giorno, c'ha 5 giorni liberi, se arrivi in fondo fa 5 giorni di cosa, quindi di torneo di alto livello, Sì, non è come fai, finita, no? poi finisce, dorme una notte, monta su un aereo, che ricordiamoci che i transfert e i viaggi sono allenamenti. Fare un Un viaggio, montare viaggio su in una aereo corriera, sopra le sono... 2 ore equivale a un allenamento di alta intensità. Ho colleghi che lavorano ancora ad altissimo livello e non considerano queste cose qui. Hanno un impatto psicologico, meccanico, posturale, nervoso. Fisico gigantesco le trasferte. Io ricordo le squadre di rugby. Io sono quasi 2 metri e nonostante mi sedessi nella corsia in fondo, nel posto centrale con le gambe distese, io ci mettevo il triplo del tempo ad arrivare in attitudine di gara corretta rispetto agli altri. Ero impacchettato. Quando si faceva si giocava in Heineken Cup o in Coppa Europa o si facevano queste trasferte lunghe, avevamo anche in campionato delle squadre quando c'era ancora l'Amatori Catania o quando si scendeva all'Aquila. Ci facevamo il segno della croce perché già solo il pensiero dello stress di quel viaggio per noi grandi e grossi era devastante. E Pensa, non esiste aereo comodo, Guido, non esiste no, autobus comodo. tu, ascolta, ho lavorato 6 anni col Siena Basket, no? Abbiamo vinto Ecco, tu lo tutto. sai Noi benissimo. facevamo 93, da 89 a 93 partite all'anno, Chi avevi di dove preparatore? Giustino Danesi De Luca Vabbè, ma questa è gente che sa fare il proprio lavoro. e Justin, sì, no, ma infatti, ma addirittura, non è, allora lì era bellissimo perché non era tanto quello che lui sapesse fare o meno, che ovviamente sa fare il suo lavoro. Giustino aveva una sintonia col team di cui io facevo parte, ovviamente, per cui io e lui organizzavamo i tempi di recupero e addirittura sui giocatori, Giustino a Pianigiani dava anche il minutaggio. Pianigiani si fidava così tanto di noi che se Giustino Danesi diceva a te quello lì gioca 18 minuti, lui a 18 minuti vince o perdi, lo toglieva. Una volta è stata emblematica, Bo McCaleb, che è stato il miglior giocatore di Eurolega per 2 anni di seguito. Lui era venuto fuori da una frattura da stress, eccetera, no? Era a livello fisico formidabile. Bene, e mi ricordo che Giustino gli disse: guarda, questo gioca 19 minuti, perché dobbiamo farlo recuperare, se no non lo teniamo. E noi stavamo vincendo di 30, di 30. Toglie McCaleb e la squadra ha avuto un po' di scompensi perché in quel giorno lì faceva tutto lui, sembrava che giocasse da solo. Quindi cosa è successo? Che piano piano questa squadra ci recupera e arriviamo a vincere di 2, ok? Il giorno dopo, massacrato Pianigiani, ma perché non ha messo McCaleb? Era il migliore in campo, aveva tutti i valori che erano stratosferici, eccetera. Eccolo lì, così ha perso la qualità. In realtà lui aveva dato ascolto allo staff, dicendogli e seguendo esattamente i tempi di recupero che voleva fare col minutaggio Giustino. Per cui noi, quando Giustino parlava, perché era il preparatore di cui noi ci fidavamo al 100% e ci fidiamo tuttora se lo incontriamo, lui ha detto deve far così. Quindi Pianigiani, nonostante avesse poi alla fine rischiato la rimonta di questa squadra, non lo ha rimesso dentro. Perché per lui era più importante seguire l'indicazione dello staff in un momento critico rispetto alla vittoria. Certo, Guido, però queste non sono capacità diffuse, nel senso che Vabbè. molto spesso i professionisti medici della preparazione fisica che lavorano con lo sport di alto livello, quando si sentono in difficoltà rientrano nelle proprie certezze, no? E Certo. quindi guardo La la zona programmazione, comfort seguo è il un programma inganno. che sicuramente il programma mi porta al risultato. E purtroppo non è così, perché l'atleta di alto livello è una macchina di Formula 1 che va calibrata in continuazione, ma soprattutto va ascoltata. E tanto nello sport individuale è ancora più difficile negli sport di squadra perché ha a che fare con un roster di 15 atleti, il basket di 20, rugby 22. 45, 60 atleti. Quindi ecco perché ci sono i team di preparatori che non sono lì solo a raccogliere dati, ma a interpretarli, perché l'ascolto Ah, dell'atleta è certo. fondamentale. Ma in questo periodo di dati da raccogliere ce ne hai quanti vuoi? E a Quello è bizzeffe, il la dirlo. domanda è cosa ce ne facciamo di Che questi cazzo dati? se ne faccia? È quello che in oncologia dicevo io, ma gli fate un attacco, la petting, E ma cosa avete qualcuno che capito lo alla fine? curi, E qualcuno cosa che avete lo capito alla curi. fine? Che gli faccio il protocollo Sì, standard. E allora che bravo. cazzo hai preso a fare tutti quei dati se gli devi fare un protocollo standard? È come quando una grande azienda, di cui non faccio nome ovviamente, viene da me e io
per contratto dovevo fare una conferenza e ho parlato ai loro venditori, 400 venditori, di come utilizzare i loro prodotti. Quindi gli ho fatto delle correlazioni fra la parte dimagrante, antiossidante, eccetera, eccetera, dicendogli: ragazzi, se fate così ottenete i risultati. Poi vado dentro dal direttore commerciale Italia, grande, bellissimo, ma spiegami bene, dai, a Siena, come usate i nostri prodotti? A Siena i tuoi prodotti non entrano nello spogliatoio, diciamo così, li regaliamo alle giovanili. Ma cosa? No, la cosa, ascoltami, io faccio 58 dati solo di analisi del sangue per capire che cosa fare, come, quando e che cosa dare a un singolo atleta. Io ho 30 atleti, 22 erano di Rooster, dunque, a cui io seguo 58 dati per dire prima, durante e dopo, quindi col galeni, con le cose, tutta la roba specifica. Tu c'hai un prima, un durante e un dopo, un prima, un post-workout e un workout. Ho detto, scusa, Sì, cosa sono gli stessi servo io? preparatori che poi dicono che l'infortunio ha un'incidenza casuale. Ma questa è una Quindi, follia. Tutte le ok. volte, ricordatevi questo, tutte le volte che un atleta si fa male, la Non prima è mai un domanda che vi caso. dovete fare è: dove ho sbagliato io, se tu lo segui? Anche Grazie, se Gui. cade dalle scale. Grazie, dottor Porcellini. Quella è diciamo, il momento dove tu dimostri di essere un professionista. Cioè lui inciampa nelle scale, te devi dire: dove cazzo ho sbagliato io? Perché inciampa? Non Non esiste la esiste casualità casualità, non nell'infortunio. c'è. Ecco, Allora. Erika, quindi rispondo a questo proposito quando mi scrivi. Esatto, ti ricordi Mario quando mi allenavo troppo senza recupero, senza la e con la febbriciattola la sera? Sì, eri in overtraining sparato. Vorrei ricordare che magari qualcuno legge che pensa che te l'avessi dati io con gli allenamenti, ma era il momento in cui ti dicevo che secondo me eri in overtraining e infatti eri in stallo totale. Il dosaggio, il recupero sono la parte fondamentale dell'allenamento. E Ragazzi, preoccuparsi di quanto prima di preoccuparsi del come o quando recupero è l'errore più grande che possiamo fare. Mario, la cosa più difficile in un atleta, sei stato atleta, io di basso livello, te di alto livello, te lo sai qual è. Il problema per un preparatore è dire a un atleta: fermati, no, spingi. Perché spingi sono buoni tutti, fermati, bisogna avere le palle. Quindi questo qui Sì, è ma una sai, cosa. Guido, io continuo a vedere gente che fa programmini a 10 euro a distanza una volta al È un mese. problema. Mandami 2 foto, ti mando la schedina. Te faccia C'è niente. gente che lavora ancora così, quindi è difficile, Guido, è difficile perché poi tu ti affidi, no? Atleti intelligenti, quanti ne abbiamo conosciuti? Su quanti? Ora, senza offendere l'atleta, ma intelligenti intendo con una capacità di autoanalizzarsi e di una grande conoscenza di sé. Sono veramente pochi, Sono sono pochi veramente perché. pochi. E adesso vorrei parlarti Quindi si proprio di affidano, questo. no? Si affidano e quando ti affidi, se non sei competente, non hai consapevolezza di quello che sei, dove sei e cosa fai, ti affidi a dove tira l'onda, a dove tira il vento, a chi te lo Adesso, consiglia, no? di quello di cui volevo parlare in maniera più profonda e un pochino più attenta, dove chiedo un minimo di attenzione, perché questo che dirò adesso non è tanto comune, ok? Cioè, noi abbiamo parlato di stress, i meccanismi dello stress, le situazioni contingenti, cioè il nostro imbuto dello stress. Però ricordatevi questo, che stress non vuol dire niente, o meglio, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quello a cui io vorrei porre attenzione oggi, e qui parlo per gli atleti non solo di alto livello, ma per tutte le persone che si approcciano a uno sport, in realtà noi siamo una colonna di situazioni che parte da energie sottili e arriva fino alla performance. Ok? Allora, noi dobbiamo, questo potrebbe essere un altro tatuaggio interessante da fare. Guido, ti informo che stiamo entrando negli ultimi 5 minuti della Lo so, diretta. infatti lo voglio dire adesso perché deve rimanere questo di tutto quello di cui abbiamo parlato. Allora, questo è uno schema di lavoro che sembra etereo e esoterico. In realtà, qui lo riuscite a vedere? La prossima volta lo scrivo al contrario. Sì, si Anima, vede, Guido, vai tranquillo. No, si vede, si vede. emozioni, stress, ormoni, performance. Allora, l'anima è tutto quello che riguarda le nostre energie sottili, quindi la nostra aura. Tutti i condizionamenti che abbiamo, diciamo quello strato che nella fisica quantistica si caratterizza come energia, se la vogliamo chiamare così. No, non è una connotazione religiosa, è proprio una costruzione che noi ci chiama anima, tutto quello che siamo, cioè la capacità di relazionarti con l'energia esterna. Avete presente quando entri in un posto e c'è qualcuno che ti è antipatico, si dice antipatico a pelle, ecco, 3 invece minuti, è Guido. antipatico ad energia.
Okay. 3 minuti dopo di taglio, così rimangono tutti con la curiosità, quindi vai più veloce che puoi. Questa, la situazione energetica, ci determina delle emozioni, che sono quelle che le emozioni sono positive o negative, quelle in cui noi non siamo in contatto con l'anima, quindi quelle che sono, diciamo, condizionate dalla nostra situazione esterna, ci danno stress. Quindi la nostra energia eterea condiziona le nostre emozioni, che se sono sbagliate, o meglio, se sono in conflitto, producono stress. E qui rientriamo nel nostro imbuto, ok? Gli stress, in ogni caso, producono ormoni che ci condizionano una performance. Per cui una performance, in realtà, quando parliamo di atleti, è l'ultimo dei nostri problemi. Quando un atleta vuol fare l'atleta, quello serio, deve lavorare al contrario, ma questo è un flusso che scende o sale, è uguale, perché diciamo la nostra energia più eterea condiziona le nostre emozioni, che ci produce stress. Tu puoi partire da sotto, come nella play, non importa da dove intervieni, puoi lavorare in alto o in basso, ma ricordatevi che la performance, la vittoria di un campionato del mondo, ha implicato anche a livello inconscio, senza saperlo, tutto un percorso. E noi vediamo solo la punta dell'iceberg. Questo, chi si concentra qua, ha perso. Perché noi, ma è meglio anche, meglio che non parta proprio, perché rischia solo di farsi del male. Ma allora qui il nostro problema è che noi, a livello di step, noi siamo, guarda, questo è quello che noi vediamo normalmente. Qui sono già i fenomeni, quelli che considerano lo stress. In realtà hanno perso tutto il nutrimento dell'atleta. Per cui lavorare su aspetti energetici, io lo chiamo anima, ma sono aspetti energetici, ripeto, non è una connotazione religiosa, non ha niente a che fare con la religione, ma è tutti gli aspetti energetici sottili che mi condizionano le mie emozioni. Allora, quante persone conosci, Mario, e qui chiudiamo, che hanno paura di vincere? Quante ne conosci che sarebbero da dire, cazzo, è un fenomeno, ma si rompe sempre? Se il primo posto è riservato solo a uno, ci sarà un motivo. Perché lui ha fatto questo. Ha lavorato sulle energie sottili. In quel momento lì era in coerenza. La coerenza è fondamentale. Fermati lì, stai tirando fuori una cosa importantissima. Anima, emozioni e sport. Il topic della prossima diretta. Un altro topic sarà l'integrazione dello sportivo di alto livello o dell'amatore. Però lì dovremmo dire un po' di sostanze, magari qualche marca. No, io qui la dico e qui la nego. Mi piacerebbe fare una diretta a tre con Emanuele Marra e te. Quindi Emanuele ha dei problemi logistici, quindi mi ha detto Mario la farei domani mattina, ma ha dei problemi suoi personali. No, quindi... sì, ma c'è scritto stamattina, ci siamo sentiti, ho cercato di dargli quello che gli serviva. Emanuele, ogni volta che apre bocca sono pillole di saggezza. Quindi mi piacerebbe fare questa con diretta lui, qua, vi prometto che vi cerco di organizzarla. Io poi con Emanuele ti dico, abbiamo un rapporto, noi abbiamo lavorato assieme poi su Lorenzo Bacci e l'ho conosciuto, ho avuto l'occasione di conoscere, una persona fantastica, oltre ad essere un grande preparatore ha lavorato con le più importanti squadre di calcio. Quindi, ma adesso stiamo, ragazzi, facendo con i campionati del mondo in previsione delle Olimpiadi di pattinaggio, stiamo creando tutta una sorta di lavoro che lavori da qua e si porti giù. E stiamo facendo dei lavori incredibili con le biotecnologie olistiche, con un sacco di cose interessanti che lavori proprio sulla qualità dello stress. Io vi invito... Anima ed emozioni nell'atleta e nella performance. Cerchiamo di organizzare questo topic e il prossimo comunque sarà sugli integratori dell'atleta di alto livello, dell'amatore. Ti do un grande abbraccio, Guido, qui su Instagram. Saluto tutti. Rimani in linea perché siamo ancora su Facebook e YouTube. Ok? Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Metti il volume sul notebook.